Ciao a tutti, oggi prepareremo il rotolo di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più un'ora in frigo. Gli ingredienti sono zucca tagliata a pezzetti, uova, pecorino grattugiato, parmigiano grattugiato, gorgonzola, speck, provola affumicata, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca. E la facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. La zucca è tritata, mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo le uova. Il pecorino, il parmigiano, il prezzemolo e il basilico, il sale, la noce moscata e il pepe. Facciamo amalgamare per 30 secondi. A velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la zucca. Facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamo in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver trasferito il composto in una teglia rivestita con carta da forno, adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Il composto è cotto, trasferiamolo su un piano da lavoro con la carta da forno. Ancora tiepido, iniziamo a mettere il gorgonzola. Mettiamo adesso lo speck. E la provola affumicata. Arrotoliamo delicatamente, aiutandoci con la carta da forno. Avvolgiamolo bene nella carta da forno. Posizioniamolo in frigo per almeno un'ora. Trasferiamo Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il rotolo dal frigo, adesso andremo a tagliare delle fette. Posizioniamo in un piatto da portata e serviamo. Rotolo di zucca. Grazie e alla prossima ricetta.